Padova cadono a pezzi, politici e amministratori sono degli inetti. Durissimo attacco dal presidente della Città della Speranza, Masello. Inaugurato oggi il nuovo anno accademico all'università, l'appello del rettore Rizzuto: non fare il nuovo ospedale significa danneggiare la salute dei cittadini. A Vigonza, nascosta nella boscaglia, una casa abusiva occupata da migranti. L'ex assessore alla sicurezza denuncia: siamo di fronte a un fenomeno preoccupante. Verso le elezioni amministrative, ma il Movimento 5 Stelle brancola nel buio, sono ancora alla ricerca del candidato giusto. Non è escluso che si ricorra al web. Sinistra contro sinistra, anche quando parlano di accoglienza sono divisi. Oggi davanti al Tribunale di Padova, attacco alle cooperative definite parcheggi. Gli ambientalisti contrari al via libera alla caccia nell'area Parco Colli, per risolvere il problema cinghiali dicono bisogna iniziare con un censimento delle bestie. Manifestazione davanti alla sede del PD regionale, dei vigili del fuoco precari chiedono assunzioni, vogliamo che quanto promesso a Roma venga mantenuto. A tutti voi un cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Lo avete sentito dai titoli, riflettori nuovamente puntati sulla situazione davvero al collasso della pediatria e dell'oncoematologia pediatrica di Padova. Ed è durissimo l'attacco del presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello. Sentiamo. Ci vuole una decisione forte politica, sono i politici grandi assenti qua. Tante chiacchiere, come si dice, e nessuna pediatria. Io auguro a tutti di avere un figlio che non si ammali, ma forse un'esperienza all'interno di questi reparti gli farebbe molto, ma molto bene. Un topolino davanti a una montagna. La montagna è il numero di bambini malati di tumore. Il topolino, la struttura di oncoematologia pediatrica di Padova, incapace di sostenere tutte le richieste di cura. Perché, lo ricordiamo, il centro è un'eccellenza a livello nazionale, ma torna sotto i riflettori dopo la denuncia apparsa su un quotidiano locale della mamma di una bambina malata di tumore, la questione dell'inadeguatezza degli spazi sia di oncoematologia che di pediatria. Strutture a rischio. Lo stesso presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, dichiara: basta un soffio e crolla tutto. E i nostri politici, i nostri amministratori che fanno? Parlano. I politici locali piace fare la visita turistica all'interno della clinica, fare le loro sparate del cavolo sui giornali e poi si dileguano, non esistono più. Sono anni che succede questo. E pensare che una soluzione in tempi brevi ci sarebbe con la costruzione di pediatria ed oncoematologia nella pneumologia, così come proposto da un anno dalla Fondazione. Siccome noi l'unico interesse sono i bambini, ci impegneremo comunque a supportare questa costruzione con la direzione dei lavori e siamo in grado di garantire che in 18 mesi faremo il trasferimento dal nuovo al vecchio. Ma orecchie tappate, sigillate da parte dell'ex sindaco Bitonci, che non ha mosso un dito. Abbiamo una classe politica assolutamente inadeguata a quelle che è la necessità del popolo. Il popolo si deve assolutamente arrabbiare, ma non solo a parole, ormai bisogna fare i fatti, perché è una vergogna assoluta che un'eccellenza che abbiamo, e soprattutto nel rispetto dei tanti bambini e delle tante famiglie ricoverate, nessuno prenda nessuna decisione. Sono delle persone inette, punto a capo, senza responsabilità, senza cuore e senza cervello. Si vergognano di occupare i posti che hanno. E il tema dell'ospedale ha tenuto banco oggi anche nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico. L'università chiede, si rende disponibile, chiede alle istituzioni che hanno la responsabilità e il diritto di scegliere come farlo, chiede di agire presto, chiede di mettere in campo questo progetto, perché questo progetto non è un progetto per l'università. Non è neanche un progetto solo per la città, è un grande progetto per la nostra regione e il nostro paese. È la dura presa di posizione del rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, che in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico si rivolge direttamente alle istituzioni colpevoli di non aver finora sbloccato l'iter di realizzazione del nuovo ospedale. Manca la firma del Comune di Padova, la firma dell'ex sindaco Bitonci, che così facendo, sostengono in molti, ha fatto sprofondare il progetto nelle sabbie mobili.
Il differimento di un'opera così importante, ha continuato il Rettore, è un grave danno per la salute dei cittadini, per il prestigio del territorio e per le sue prospettive di crescita e di innovazione. Intanto in sala la sfilata dei candidati alla poltrona di primo cittadino, mentre il commissario straordinario sul tema dell'ospedale prende tempo. Teniamo conto che il mio è un incarico limitato nel tempo e dovrò acquisire tutti gli elementi per poi eventualmente attivare delle iniziative. Per il resto cerimonia all'insegna della tradizione per il 795° anno accademico, ospite il professor Romano Prodi. Si avvicina agli 800, che è un gran patrimonio, però ci si avvicina con lo sprint di un ventenne ed è questo che dà lo spirito che noi dobbiamo sempre avere, lo spirito dei nostri studenti, dei nostri ricercatori, di un'università che è vicina alla sua città e che è un motore, lasciatemi essere un po' presuntuoso, anche per l'intero paese. Ed ora voltiamo pagina, una casa abusiva occupata da migranti nascosta nella boscaglia. Siamo a Vigonza. A Vigonza baracche come nelle favelas sudamericane, a pochi passi dalle grandi vie di comunicazione nella boscaglia tra gli arbusti troviamo una casa abusiva, da fuori non si vede nulla, poi addentrandosi tra i rovi e le sterpaglie ecco la sorpresa, una scala porta all'ingresso di una casetta, dentro vediamo muoversi degli uomini, ci sono stoviglie, coperte, mobiletti, persino i fiori per adornare, naturalmente tutto abusivo e celato dalla vegetazione, con noi c'è l'uomo dei blitz anti-rom, l'ex assessore alla sicurezza Damiano Gottardello, che definisce il fenomeno preoccupante. Sono posizionati a ridosso dell'ecocentro. Cosa vuol dire questo? Che di giorno i cittadini conferiscono i rifiuti, di notte abbiamo questi signori qua, che sono persone dell'est europeo, che vanno a fare, diciamo, la spesa tra virgolette all'interno dell'ecocentro portando via ciò che gli serve. Poi dobbiamo aggiungere che il degrado chiama degrado, quindi da una situazione, quindi da una baracca con 5-6 persone attualmente all'interno, abbiamo segnali che se ne stiano costruendo delle altre. E questo non è l'unico insediamento abusivo nel comune di Vigonza. Lungo gli argini del Brenta vi è una nuova tendopoli, tende contro le quali aveva tanto combattuto Gottardello, tirandosi addosso spesso anche delle critiche. Qualora qua avessimo delle altre persone che arrivano, cosa che sta succedendo peraltro, ci troveremo di fronte a un fenomeno stanziale. A questo punto, se ci sono dei bambini, questi saranno messi eventualmente in istituti e saranno a carico dei cittadini di Vigonza, con un costo che varia fra i 3 e i 4 mila euro al mese, vuol dire che sono 30-40 mila euro a minore. Intanto la casetta in mezzo al bosco c'è, le tende lungo il Brenta ci sono, la stretta impressa negli ultimi anni dall'amministrazione di Vigonza è venuta meno, un tema caldissimo in vista anche delle prossime elezioni comunali. E verso invece le amministrative di Padova, il Movimento 5 Stelle brancola ancora nel buio. Storie dal gran finale, spera sì. Comunque vada Pantarei, assieme in Interrail. Risposte facili, i 5 Stelle padovani non ne hanno nemmeno una e sempre per restare in tema sanremese sono pieni di dubbi amletici. Sperano in un gran finale, quello certamente, ma chi è che non lo spera? Il vero problema è che in questo caso manca un candidato. AAA sindaco cercasi disperatamente. Insomma, di questo passo rischiano seriamente di precludersi la possibilità di arrivare al Nirvana. Il mantra in queste settimane è stato quello di dire: abbiamo una rosa di nomi tra cui scegliere, imprenditori, professionisti e attivisti. La realtà è che dopo il no di Francesca Betto, che non vuole sfidare lo zio Giordani, i pentastellati brancolano nel buio e non è escluso che si affidino per l'ennesima volta al web, alle comunarie. Umanità virtuale, sex appeal. Ecco appunto, sex appeal politico. L'umanità virtuale incontrata sul web in passato non ha saputo esprimere dei gran candidati per Padova. Eppure uno con il sex appeal ci sarebbe, senza andare sul web, si chiama Jacopo Berti. Si metterà a disposizione visto che la situazione è così difficile. Chissà cosa gli sta suggerendo il karma in queste ore. Scarma,
Vedremo cosa succederà a Padova nelle prossime settimane. E intanto c'è chi accusa le cooperative, le definisce parcheggi pronte solo a fare soldi sulla pelle degli immigrati. Corteo oggi davanti al Tribunale di Padova. Striscioni davanti al Tribunale di Padova, alcune associazioni di volontariato della bassa padovana hanno manifestato contro il trattamento riservato ad alcuni immigrati da parte delle cooperative che dovrebbero accoglierli. Loro dicono attuano l'espulsione anche senza motivi validi. Sono dei parcheggi per delle persone che vengono trattate non come persone ma come delle cose. Spesso e volentieri sono considerate un motivo di guadagno. Ed è inutile che ce lo nascondiamo. Parcheggi e fonti di guadagno, così viene definita gran parte delle cooperative d'accoglienza, e scatta una denuncia ben precisa dal Comitato dei Volontari Bassa Padovana Accoglie. Le cooperative che sono pagate per questo non fanno il loro dovere. Che la microaccoglienza è comunque sempre la risposta migliore perché c'è la possibilità di avere una relazione più diretta con queste persone. A rimetterci in ogni caso è un territorio già molto fragile. Questo va ad aggiungersi alla povertà che è sempre più grande nei nostri territori, una povertà che accomuna, diciamo, le persone straniere e le persone italiane, e queste fragilità poi vanno a manifestarsi all'interno proprio della società. Adesso pare che anche il nuovo prefetto tra l'altro punti proprio su questo. Noi ce lo auguriamo, è la nostra speranza e anche siamo qua anche per questo, insomma. Tutto ciò, è il caso di dirlo, dovuto all'infinita mancanza di accordi all'interno di questa sinistra che non trova il bandolo della matassa neanche quando cavalca il suo cavallo di battaglia, quello dell'accoglienza. E un'altra protesta, quella dei vigili del fuoco precari che si sono riuniti davanti alla sede del PD regionale. Assunzioni, 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 assunzioni. Corteo di protesta davanti alla sede del PD regionale di Piazza De Gasperi a Padova. Loro sono i vigili del fuoco precari che chiedono risposte certe alle promesse della politica. Un corteo in contemporanea con altre piazze d'Italia. Il mese scorso è stata approvata in commissione al Parlamento una mozione, cosiddetta mozione Fiano, che prevede una progressiva stabilizzazione del personale precario del Corpo Nazionale, che ormai ha raggiunto numeri talmente elevati che è di difficile gestione. Chiediamo, visto anche la situazione del Corpo Nazionale con la carenza di organici, che queste persone vengano assunte tramite la risoluzione che il PD stesso sta portando avanti. In Veneto almeno 5.000 i vigili del fuoco in queste condizioni senza stabilità lavorativa, oltre 50.000 a livello nazionale. Queste persone sono tutte professioniste che però sono precarie. Sì, guardi, posso sottolineare che sono ragazzi davvero preparati. Poi se entrano, appunto, se viene fatta questa risoluzione della legge Fiano, non si fa altro che dare anche una sferzata al Corpo Nazionale, perché se si pensi l'età media dei vigili, appunto, d'Italia è di 50 anni, quindi veramente se entrano sono tutti giovani, insomma, freschi e pimpanti che possono fare bene il loro lavoro. Cercheremo di capire quali risposte verranno date alle richieste dei vigili del fuoco precari dal Partito Democratico. E andiamo ad Abano per parlare della situazione Parco Colli. Gli ambientalisti continuano a non voler sentir parlare di caccia libera e propongono il censimento dei cinghiali. Il Parco Colli non si tocca, i membri del Comitato Protezione Colli sono completamente contrari alla proposta avanzata dal consigliere regionale Sergio Berlato per liberalizzare la caccia in precisi siti dell'area parco per contrastare il problema dei cinghiali. Il nostro categorico no alla proposta del Berlato e chi supporta il Berlato per ridurlo questo che è un parco, anche per non andare controcorrente e per far vedere che il Veneto, invece che protegge il suo territorio, purtroppo va incontro alle esigenze dei cacciatori. Anche perché poi in base proprio alla normativa, quindi a una legge, quelle aree che potrebbero essere aperte alla caccia potrebbero essere anche sottoposte a escavazione, ad esempio. Si fa riferimento all'articolo 32 della legge quadro sui parchi, dove che verrebbe ammessa anche l'attività estrattiva. Quindi noi siamo veramente preoccupati di questa eventualità.
E per risolvere una questione più e più volte sollevata, l'aumento dei cinghiali e i danni che creano soprattutto alle colture, bisogna, dicono, muoversi per step, cominciando da un censimento delle bestie presenti che verrà fatto domenica prossima. Racchiudiamo un'area con delle persone e una parte di queste percorrono tutta l'area spingendo molto lentamente i cinghiali che così vengono contati. Quel numero viene innanzitutto scremato una prima volta da noi per eliminare i doppi conteggi. Poi quel numero lì viene contestualizzato all'intero parco seguendo a quelle che sono le caratteristiche morfologiche e soprattutto ecologiche del parco. Alla fine noi daremo una stima al commissario e poi il commissario su quella deciderà la futura gestione del cinghiale. Un piedibus sempre più sicuro, andiamo a Vigo d'Arzare. 100 pettorine gialle e ad alta visibilità, 70 per i bambini, 30 per gli adulti per vestire il servizio di piedibus di Vigo d'Arzare. Firmate ETRA in collaborazione del Comune, continua a dare spazio alle attività di promozione e l'educazione ambientale soprattutto nelle scuole, a cominciare dal vivere sano e il piedibus ne è una conferma. Nato una decina d'anni fa nel comune del Padovano, oggi istituzionalizzato da comune e scuola per valorizzare la pratica educativa della condivisione del tragitto fino a scuola, con la buona prassi ecologica della passeggiata, che diminuisce così l'uso dell'automobile. E ora si affianca concretamente anche ETRA, gestore dei servizi acque e rifiuti, per mission aziendale attento alla diffusione di pratiche rispettose dell'ambiente, con il suo progetto scuole che prevede oltre 1300 iniziative ogni anno per gli studenti. E la grande attualità anche questa sera sotto i riflettori di Focus, ospiti del nostro direttore Bacialli a partire dalle 21.05, Nicola Talmi, Renato Boraso, Paolo Pizzolato, Marina Buffoni, Alessandro Biz, Michele Favero, Dio ti salvi, Perini, Jacopo Berti, come sempre aspettiamo i vostri sms. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso. A sud dell'asse Verona-Venezia, nebbie sparse fino al primo mattino e locali di sera. Qualche nebbia anche in Valbelluna fino a metà mattina. Precipitazioni assenti. Temperature simili a ieri in pianura e nelle valli. In lieve calo in montagna.